Ma salve a tutti, buon pomeriggio, ben arrivati! Wella Jim, wella Cesare, wella Waste, buon pomeriggio ragazzi!
Ciao Zentake! Mamma mia come pompa questo gioco! Ma bentornato nel Malamondo, grazie mille della sub, gentilissimo 5 mesi. È troppo alto il volume, ragazzi. A me sta devastando, è troppo forte. Così? Così come va bene, così a 6? Ah! Ora va bene, perfetto. Ragazzi, intanto un ringraziamento veramente speciale a Big Sugar che ci ha dato l'anteprima di questo Alfaris. Non vedevo l'ora da quando ho visto il trailer del gioco. Il non lontano angolo nello spazio, una nave lupo solitaria, non ho fatto a tempo. Iperspazio disattivato, preparazione per l'approccio finale a Valparis. Svegliati, Tyrion! Sono sveglio. Anche nel vuoto il sonno mi sfugge. Ecate, esegui una scansione traccia primaria su Valparis. Scansione in avvio. Un segnale primario rivelato. Sembra sia immobile. La scansione mostra anche un numero significativo di forme di vita. Speriamo Vrol sia laggiù. Vrol? È ora che mio padre paghi per i suoi crimini. Do una visuale su Valparis. Esegui i controlli finali per l'inserimento. È quello Valparis? Pensavo fosse un pianeta, invece è una specie di cittadella volante. Mamma mia che musicona, ragazzi. Ciao Alastor! Eh sì, perché questa mattina purtroppo ho avuto un imprevisto e non l'ho fatta, quindi... Beh, avevo promesso che oggi avremmo fatto Alfaris. Traiettoria bloccata, sistemi di armi in stand-by, pilota automatico attivato. Cambia manuale, ho voglia di darci dentro. Nave lupo pronta all'inserimento, farò il trasferimento al sistema centrale di Valparis, così possiamo rimanere in contatto. Bene. Ci siamo, preparati Valparis, sto tornando a casa. Bell'atterraggio! Grazie, ho fatto pratica. Le tue abilità hanno attirato una certa attenzione, diverse forme di vita si dirigono verso la tua posizione. Ah, ora di mettersi al lavoro. Ah, ok. Ragazzi, la musica! Ragazzi, la musica! Oh, ecco appunto. Grilletto sinistro. Ah. Ok. Oh. Mamma mia. Ricordo. I colpi ravvicinati per dopo la regia ovviamente è tutto scuro, ok. Cosa da? Oh, no! Bastardo! E... Ah, mi aggrappo!
Au! Ah, ma qua continuano a uscire cani all'infinito? Premi pulsante dorsale destro e inserisci idolo della resurrezione. Pistola a plasma. Possessi di Tyrion. Potenzia. Metallo di sangue. Raggio aumentato. Sempre metallo di sangue. Ciao Mel! Buon pomeriggio, ben arrivata! Come state, ragazzi? Vediamo un attimo questo scudo, perché io non ho... Ah, solo quando assorbe... Grilletto sinistro, che qualsiasi direzione mira senza... Non è vero! No, non è vero. Ah, cioè nel senso devo tenere premuto lo scudo praticamente. È tipo contra un Metroid o un Metroidvania. Credo che sia un Metroidvania tipo proprio Metroid, anche perché già il Oh cavolo. Già il tipo di movimento del personaggio mi ricorda molto i vecchi Metroid. E Turrican. Oh cavolo! Vai, vai con la musicona! Tempo di boss. Mamma mia, easy. Parata di... Attiva il tuo scudo appena prima che un proiettile colpisca per bloccarlo. Rilascialo per rilanciarlo sul tuo bersaglio. Proviamo. Proviamo, ma quello sta sopra. Oh oh oh! Mamma mia, ma chi siamo? No! No, lo voglio pure io quel raggio. Cavolo. Cesare, ma bentornato nel malamondo. 28 mesi, grazie mille della sub, gentilissimo. Oh, 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 troppi, 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 troppi. Ma che cosa? No! Che cos'è? Oh sì, vabbè! No! Cavolo! Passaggio segreto? Ma quanto è cafone questo gioco! No! Au! Dannazione! Servirebbe una curetta! Oh, quello mi ha fregato. Oh oh, sto per morire. Sto per morire, non voglio morire. Oh.
Tipa? Spara un incessante grande di dispetti potenti e tormentati. Ah, perché mi consuma. Ah. L'ho scoperto dopo. No, ragazzi, è veramente cafonissimo. Ma... ah, cavolo. Non ho capito però dove trovo i potenziamenti, ragazzi. Oh, vabbè. Allora sono io. Ah, cavolo. Ah. Ok. Oh, cosa? Metallo di sangue, ve lasciata. Buon pomeriggio. Allora, io potenzierei la pistola al plasma, ragazzi. Quanti ne ho? Ah, uno. Questo che fa se lo potenziamo? Potenza aumentata. Ti porto a cena fuori questa sera? Oh, no! Dannato! Oh! Augurissimi, Shata! Ah! Ma cavolo! Però... guarda di qua... oh! Metallo? Però solo io e te. Ciao Dram, buon pomeriggio, ben arrivato. Ma povera Viven. Ma là sopra, secondo voi, in alto a sinistra, ragazzi, ci sarà qualcosa? Ciao Loco, oh, ti ringrazio. Quale stai vedendo, il primo o il secondo? No, mi sa che là sopra non ci possa arrivare. Ah, ah. Cavolo, sto per morire, sto per morire. Ah, ah. Era tutto calcolato, ragazzi. Come faccio? Mi aggrapperò a quelli?
Come la raggiungo? Come lo raggiungo questo, ragazzi? Che cos'è? Un boss? Sto rivelando un'immensa forza di sto rivelando un'immensa fonte di energia più avanti. Proprio quello che ci vuole. Mi servirebbe una bella botta. Impossibile, le tue abilitature superano perfino i livelli dei miei sensori. Sì, è stato proprio intenso. Ma là sopra però c'era un salvataggio. Come? Cos'è questo? I detriti bloccano la strada. Interessante, se la nave su cui stai fosse equipaggiata con un cristallo carburante sarebbe di nuovo operativa. E una nave operativa può creare il suo proprio percorso, capisco. Ok. Cavolo! Si è aperto... l'ho letto adesso. Usandoli perderei questo miglioramento. Quindi era... Cavolo, era conveniente tenerseli tutti. Cavolo, conveniva tenerseli, ragazzi. Au. No. Au. Una spada pesante ma immensamente potente. Equipaggiare ora? Sì. Il bastardo. No. Ma che... E quindi adesso, cioè, se io questo scelgo di non usarlo, ti serve quel cristallo carburante. Attenti che lo scudo di protezione si disattivi, poi distruggi il campo elettrostatico che tiene il cristallo. Lascia fare a me. Attaccherò in modo aggressivo. Cavolo. Au. Forse era meglio... Oh no! È perché avevo già combattuto anche con l'altro. Oh.
Ok. Dannazione. Cavolo, non so se conviene utilizzare il cristallo qua sotto. Ah. Il bastardo. Posso potenziarla adesso? Colpi a espansione aggiuntivi. Ciao Shata, grazie mille di essere passato. Alla prossima. Il bastardo che fa? Forse conviene potenziare lo spettro infernale. Oh. Hai trovato cristallo carburante. Questa cosa dei salvataggi è veramente bastarda, ragazzi. Cioè, o ti prendi il checkpoint, cavolo. Mi sarei dovuto tenere quelli iniziali per avere un bel boost. Oh! Che cosa? No! Che cosa sei? Zah, chi osa contaminare i miei bellissimi tesori? Cosa? Questo ammasso di rifiuti? Che insolenza! Sono lieto di aggiungerti alla mia collezione! No, 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 no! Ah! Che fa? Ma no, mi sono schiacciato da so... No, devo rifare... Devo rifare questo evento. Cavolo, se non salvo mi devo rifare questo evento, ragazzi. Cavolo. Il problema è che mi volevo tenere quel cavolo di idolo. Solo che... Che facciamo? Non uso il checkpoint prima del boss. Segreto. Oh!
di là cioè, ci sarà un altro segreto? Qua no. Cavolo. Bisogna scegliere quali checkpoint utilizzare e quali non utilizzare. È una scelta molto ardua, ragazzi. Questo conviene usarlo, perché è proprio prima del boss e non so neanche... No. Ok. Cavolo, pensavo di riuscire. Ah! No! Bastardo! Mi serve un pochino più di energia. Ah! Dannazione! Ho cliccato dalla parte sbagliata. Che fa? Cliccato. Vattene e torna nella spazzatura. No, non volevo cliccare. Ma ho capito, però. Cioè, così. Non è negativo che abbiamo aumentato la capacità degli idoli? Cioè. Ah, è tipo un fucile a pompa. Premi il pulsante dello stare adesso, inserisci il titolo di resurrezione e ottieni metallo di sangue. Ah, no. Cioè, no, non è negativo che mi ha aumentato il limite, scusate, perché... Quando raggiungevo il limite me li convertiva, no? Yekodom, questo luogo un tempo era un paradiso verdeggiante. E ora è un incubo di giungla. Cioè, no, non capisco se sia un bene o un male. Cosa sei? Che ho fatto? Ah, per salire sopra. Haha.
Vedete che... No, non mi dispiace il fucile a pompa? Cavolo. Ah, dannazione. Ah, vieni qua. Che pezza, vieni qua. Ah, che mi servirebbe una cura. Non so che fare. Dannazione, non so che fare. Che dite, ragazzi? Ah, ce la rischiamo? Ah. Mi devo rifare i dici? Cioè, dice che devo rifare il boss? Ah. Sì, l'ho usato là, è vero. Dai ragazzi, ma noi siamo figli del metallo. Non ci servono i checkpoint. I figli del metallo non usano i checkpoint. Ok. Ok, ci siamo. Dove cavolo devo andare? Cavolo, che panico! Oh, oh, oh. Ah, l'acqua mi serve, ragazzi. Sì, mi serve. Che cosa? Ok. Sapete che c'è? Però la pistola al plasma me la fa cambiare come se potessi avere un'altra arma. Il discorso è che... forse è meglio lo spettro infernale, ragazzi. Come? Ah! Che... Oh, wow, wow!
Che cos'è quell'affare? Gli ho fatto bene a cambiare arma, ragazzi. No, non so che cos'era quell'affare. Ah! No! Che cosa? No, l'ha lasciato. Come lo prendo? No! Forse mi posso aggrappare qua? Oh! Ma no! Che fregatura! Mamma mia, ragazzi, se questo gioco si scapoccia forte. Cavolo, l'ho ridotto male. Oh, mia. Dannazione. Diventato tostarello, ragazzi. Diventato tostarello tutti insieme. Lo scudo? Ah no no, ce l'ho sempre. Però, cioè, no, questi qua ti si attaccano addosso e quello è il problema. Cioè, lo scudo serve prevalentemente per i proiettili. No, qua non lo usiamo, ragazzi. Siamo troppo metal per usarlo. Ah, forse ho fatto male. Posso riscendere? No, non so se il livello continua a sinistra o continua sopra. Forse sopra è una parte opzionale. Sì, è una parte opzionale. Oh! Cavolo, non posso vedere sotto. Come? Ah, ok. Sparo un raggio di spirito che bolle il suo bersaglio. Più il tempo in cui mantiene il contatto, maggiore saranno i danni. Degli spiriti di lupo dilaneranno la vittima. Oh! Mi piace! Ah, ok. E qua c'è il riporta. No! 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 No, lo so, non mi sembra molto efficace però contro di questi, ragazzi. Beh.
cavolo. No! Sono andato addosso. Ok. No. Dico perché ululano anche. Cioè, che non capisco quando... Oh! E quindi praticamente... ragazzi, però lo devo usare. Ah, cavolo! Oh! Ok, abbiamo fatto bene a usarlo. Oh, cioè, adesso in teoria se ne trovo un altro mi dovrebbe aumentare l'energia massima. Cavolo. No! No! Il cri- ogni cri- ah, ogni cristallo aumenta l'energia. Ok. Però... No, mi sembrava... Allora non so se conviene... metterlo uno prima di quella scena... No, teniamocelo, dai, mettiamolo dopo. Cavolo. Ah, dannazione.
No! Lo sai che non ci ho fatto caso neanch'io? Non so se... che conviene che gli sparo con l'altra arma a quegli affari. Comunque mi sa che quella era la parte finale. Comunque sì, questa parte... cioè, ce la posso fare, eh? Ah no, mi serve... cavolo. Perfetto. Ok. No! Dannazione. E qua lo mettiamo, ragazzi. Cioè. E potenza aumentata, spiriti lupo aggiuntivi. A me questa luce lupo piace molto, ragazzi. Viven non mi fa impazzire. Perché che cos'ha che non ti... no, adesso voglio sapere, che cos'ha che non ti piace la luce lupo, Viven? Scusami. Cioè, che cos'è che... no, no, voglio sapere. Ma... scusa, no, no. Però aumenta il danno che fa. Cioè, secondo me è una bella arma, Viven, la luce lupo. Ho avuto l'ok da Viven per potenziare la luce lupo. Volevo vedere il danno che faceva. Non fa poco danno comunque la luce lupo. No. Oh bastardo. Tasto e sono scivolato. Ok. No, no, ok, ok, ok.
Vabbè, ma questo perfect. Cioè. Dove lo mettiamo questo perfect, ragazzi? Mi piace perché la spada continua a sanguinare. Oh 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 oh. Spara una raffica di missili, pesanti danni ma alto consumo di energia. No. Quindi se adesso io non lo metto... Ah. Come... Non lo so, mi sa di segreto qua, ragazzi, qua. Vedete? Tipo... No. Non lo so, mi sapeva di segreto. Aspetta, aspetta. 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 No. No. Cavolo. Però l'idolo me l'ha tenuto. Vediamo se i boss respawnano. Respawnano i boss, ok. Quindi conviene sempre salvare... Cioè, vabbè che questo boss è semplicissimo. Cioè, mi terrei l'idolo, ragazzi. Cioè, ci vuole talmente poco a farlo. Non mi sembra il caso di sprecarci l'idolo sopra a questo checkpoint. Tanto praticamente adesso non lo devo più prendere. Dai, è difficilissimo, ragazzi. Però era arrivato. Però era arrivato. Mi sa che non mi conviene proprio fermarmi. Ciao Nero! Stai vedendo Valfaris. È un gioco mattissimo. Non ho capito se mi conviene fermarmi a distruggerli quelli. Cioè, perché il danno forse riusciamo a sopportarlo adesso. Non lo so.
C'è una luce proveniente da lassù. Deve essere la via di uscita. No, non è un Metroidvania. È molto simile a... effettivamente... forse... Hurrikan... Procedi con cautela. Le scansioni di prossimità mostrano una grande forma di vita nelle vicinanze. Credo ci sia... un artropode? Una caccia agli insetti? Nessun problema. Eh sì, qua salvo però. Sì, ma... ah, ok. Oh! Au! Ma che cosa? Ma si è portato uno scudo! Cavolo. Ah, il mio scudo para però lì, i suoi colpi. Ah, perché me lo fa cadere in testa e mi esplode... Ok, ho capito. Ah! E certo, che bastardo! Che bastardo! No, non lo colpisco... Oh! Non lo colpisco proprio quando ha quello a fare... Nah, dannazione. Si è girata la fine! Cavolo. Ho preso proprio male, ragazzi. Ok, ok. Che credo di aver capito. Devo usare i suoi proiettili. Beh. Forse è meglio restare qua a terra, ragazzi, più che saltare sopra. Ah. Che si schivano meglio i proiettili. Tanto li prendiamo, lo prendiamo lo stesso. Ho fatto una fesseria là. Ok.
No! C'è il panico là, ragazzi. Quella parte... Però ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando. Figo questo boss, veramente figo. Devo solo riuscire a fare la prima parte senza perdere quasi per niente energia. No, ha sparato dall'altra parte. Che bastarda. Ok. Ah, dai, avevo alzato lo scudo. Oh! Cavolo. Ah, dannazione. Ah. Forse mi conviene semplicemente ignorare i proiettili, cioè farli rimbalzare e non tentare di fargli andare addosso. E intanto sparargli e basta. Da, perché? Perché fa così ogni tanto? Da. Questa non è andata tanto bene. Direi di no. Cioè, ci proviamo lo stesso, ma... Ah, gliela posso fare. Cavolo. Ah. Quei bastardi a terra sono veramente bastardi. lo sapevo io. No! Ah! Ah!
cavolo. No, ma mi prende. No, era quasi morta. Comunque gli posso far esplodere i proiettili. Ciao Wallace, buonasera, ben arrivato. Gli posso far esplodere i proiettili addosso. Una volta. Cavolo. No! No! Mi ha fatto cadere di sotto! No! Questo boss è fighissimo, ragazzi! È veramente fantastico! Questi sono i boss che mi piacciono. Quelli di prima erano un po' easy mode. Cavolo. Ora sono io il tuo padrone, insetto. Ma... Su, andiamo. Ciao, pezzo! Adesso voglio un cabinato arcade in casa mia di Valfaris. Te li immagini, però ci devi deve essere quello con le casse gigantesche, Drum. Così quando parte questa musica trema tutto. Ciao pezzo! Allora, Valfaris uscirà per PC e Play, credo. PC, Play e Xbox, se ricordo bene, il 10 ottobre, ragazzi. Quindi mi raccomando, anzi, vi lascio. Vediamo se la trovo al volo. Vediamo se la trovo al volo. Datemi un secondo.
Messaggi, messaggi, messaggi. Eccolo qua. Bam. Fatto. Ciao Gogul. Ma dove lo stai giocando? Su PC. Sì, ci hanno dato l'accesso anticipato, Dram. Sono stati gentilissimi. E il braccio destro di Vrol spara un flusso costante di proiettili a lungo raggio. Oh! Un'infestazione di forme di vita aliene ha fatto un grande nido intorno agli scambiatori di calore della cittadella. Non esiste altra strada, dobbiamo passare attraverso l'alveare. Una piaga architettata dalla mano di mio padre, senza dubbio. Tutti gli oltraggi sofferti dal mio mondo verranno pagati in natura con il sangue. Non lo so, ragazzi. Devo ammettere che a me la luce lupo piace molto. Quanti ne servono? Ah, sei. Mamma mia, che musicona, ragazzi! Comunque, mi serve un attimo, 2 minutini di pausa, ragazzi, torno subitissimo. Sito di Mala del 1947, archeologi dispersi in Iraq. 24 archeologi inglesi sono stati dati per dispersi tra i monti Zagros in Iraq. La spedizione Hodgson è raggiunta nel paese lo scorso settembre con l'obiettivo di portare alla luce. Portare alla luce? No, mica lo so. Dipende. Che gli è successo a questo? Ah. Difesa, ragazzi, difesa! Cosa? Ma no! No! Anche tu, Sam, restate tutte e due là. Non vi muovete, non vi muovete. Quella Jovitz, bentornato. Ma no, ma è una dimostrazione d'affetto. Ciao, dopo. Ma dai! Senti! L'avevo preso. No! No, il soldo! Ah! Tan tan tan. Che la terra effettivamente non è piatta. Ops.
ok. No! Buona Tommy, buonasera, ben arrivato. Ma che... No! Perché mi stai guardando? Non mi guardare. Rieccovi ragazzi, scusate l'attesa. E musicona. Che cos'è questo qua dorato? No, non si può fare niente a questo dorato? Ciao Ankeda! Buonasera! Ma che cavolo! Ma... Ciao! Aspetta! Ah, non mi fa! Vabbè, ma questo... Cioè, è un massacro questo livello, ragazzi. Ma che cosa... Cioè... Ah, mi sa che devo rompere anche l'altro. Ma come torno? Ah no, forse... Come torno indietro? Mi sa che dovevo rompere anche l'altro prima. Però non posso tornare indietro. Ah no! Si passava. Come l'ho detto. Allora che se... No, ci deve essere un segreto, ragazzi. No, aspettate, ci deve essere un segreto. Aspettate. Ah, cavolo, ma si scende. Volevo vedere che cos'era. Questa membrana è ingresso all'interno dell'alveare. Come si apre? La membrana registra i feromoni dei residenti di alto rango nell'alveare. Attrai, uccidi un soldato dell'alveare e poi bagnati con il suo sangue. Sembra disgustoso. Sì, immagino che sarà un'esperienza nauseante. Ah, bene. E più che altro sto per morire. Non mi sono bagnata. Non mi era bagnata abbastanza nel. Con il loro sangue, no? Ah, perché mi fanno danno. Ora ho capito. No, questo livello è troppo massacrante, ragazzi. Difficilissimo. Cioè, è veramente difficile. Per forza. Ok.
forse gli devo dare una spadata. Forse lo devo fare qua. No, non mi... Ah! Oh! Chiaro. Chiaro. Ok. Dannazione. Ok. Dannazione, ragazzi. Però conviene. Ma dai. Cavolo. Che sono veramente difficilissimi. Da, quantomeno da ammirare. Aspettate un attimo. Oh cavolo. E comunque la difficoltà, ragazzi, ha avuto un incremento allucinante. No, rispetto all'inizio. Cavolo. Ah, devi per forza. Ma me ne dà una? Ah no, mi ha dato l'energia. Ok. Au. Cavolo. No, perché non l'ha preso? Dannazione, ragazzi. Veramente, veramente tosto. Okay.
Ok. Cavolo. Ah. Vorrei non farlo, ragazzi, però cioè, troppo. Zona segreta bonus. Direi di sì. Tyrion, questi vermi striscianti sembrano relativamente docili. Forse potresti rubargli un passaggio cavalcandone uno? Ma non lo sto cavalcando. Cioè non si. Come faccio a raggiungere quello? Ah, ecco come faccio. Mamma mia. Ah, ma... Ah, dovevo scendere per forza... Ho capito. Dovevo scendere per forza... Posso potenziarla? No, ne ho 4. Pensavo di non prendere danno. E invece prendo comunque danno. Però sì, devo aspettare il tram là. Hai ragione, Cesare. Che cavolo. Oh. Ah, non l'avevo visto. Posta. Cioè, poi sono proprio dei cecchini oltretutto. Perché mi consuma. Non ho abbastanza energia, Viven. Che mi dà l'energia. Volevo vedere se sotto c'era qualcosa. Ah, si muore. Ok. Che cavolo. Ah. Oh! Bravo, mamma. Ok. Che ho aperto? Oh, ho dimenticato... Ah.
Tandor, ma grazie mille dell'host, gentilissimo. Un'altra volta questo. No. Cavolo. Ciao Ibad, come state ragazzi? Ragazzi, se non l'avete fatto, mi raccomando, andate a lasciare un bellissimo pollo a Dandor. Un altro cuore qua sotto. Però ma l'avevo appena ucciso. Cosa, non me l'ha lasciato? Ah, mi sa che sta... Ah, eccolo. Incenerisce le sue vittime, molto efficace per distruggere i proiettili. Ah, ma è secondaria. Carina. Proviamo? Babba mia. Che cos'era? Che cos'era uscito da là sotto? Au! No, l'ho visto. Ok, forse conviene metterci il salvataggio là. Ce n'è tantissima. Questo gioco è il panico, ragazzi. Ah, cavolo. No! Basta! Basta! No, vai, veramente curato. C'è niente da fare. Fai... I colori, i boss, la musica. La musica, ragazzi. Ok. Però mi sa che là a sinistra c'era qualcosa, ragazzi. No! Ah. Oh cavolo, non l'avevo visto. Ah no, bisognava andarci per forza.
Sì, dai. Tanto comunque stiamo sempre a uno dal limite. Come cavolo? Ma continuano a spawnare all'infinito questi bastardi? No! Mi fanno cadere giù! Cavolo, lo scudo si consuma energia. Ma il grande problema è che non so come passare oltre quella parte. Cioè non le riesco ad uccidere prima che mi arrivino addosso. Ah, ce l'ho fatta. Oh, no! Volevo... Oh, un'altra volta! Due! Sì! Ma che cavolo! No! Forse dovevo andare avanti, ragazzi. Da infatti a me ne bastava uno. Vabbè. Guardate che cecchini! Che cecchini, ragazzi! Niente, quello mi è proprio sfonato sopra in no, non... Forse devo cambiare arma per far questa parte, ragazzi, perché non... Ok, gli tolgo veramente poco. Non lo so. Ci riprovo l'ultima volta con quest'arma. Cioè il problema, cioè se li prendo, no, non sono un problema, cioè li uccidiamo praticamente prima che ci arrivino addosso, però se li prendo... Ok, cioè, cerchiamo di non cadere. No, non si può. Ok. Allora, prendiamo prima questo. Cavolo! Potremmo potenziarlo. Che ne pensate del lanciafiamme, ragazzi? A me non fa impazzire. Cioè, preferivo il fucilone... Lo spettro infernale. Cioè, l'inviato di distruzione non l'abbiamo mai provato. Però questo mi piaceva come sparava...
Bene, 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 Tyrion. Eminente figlio del traditore Re Vrol, sei tornato. Tu. Che c'è scritto Spuda. Non so chi sei, Rospo. Rospo, come ti permetti? Io sono una creatura benedetta, incubatore di vita preziosa, ne sarai testimone e soffrirai. Perché c'è scritto Gorgoglia? Sei pazzo, morirai. Che fa? No, no, non riesco a risalire, ragazzi. Ah, ok, non è difficile. Certo, se io evitassi di prendere le esplosioni in faccia. Ok. Mi frega praticamente quando fa quello. Ok, forse conviene far così. Ho capito come conviene fare. Non conviene usare l'arma secondaria, conviene farlo solo con l'arma primaria per respingere queste, per respingere le esplosioni. Ah, ho sbagliato. E vabbè. Mi ha chiuso. Cure non esistono, no. Fortuna che avevo detto che era facile. Cavolo. No. Ah, pensavo di riuscire. No. Non ho fatto a tempo a scendere. No, però ce la faccio, ragazzi, ce la faccio. Devo solo essere più paziente.
che cavolo, l'ha fatta apposta. Ok. Uffa, no, 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 no. Ok. Ci sono. Quello mi prende sempre. Poi a volte non lo fa neanche. Ecco, e adesso l'ha fatto. Sei coperto di muco di rospo. Questa roba è appiccicosa come la colla. Ah, odio quest'alveare. Lancia globuli tossici ed esplosivi? No, non mi piace, ragazzi. Quella Big Boss. Buonasera, ben arrivato. No, non mi piace. Come la va, Big Boss? Tutto bene? Infatti, ragazzi, no, non è granché. Le guardie valfariane e le creature dell'alveare si stanno combattendo. Sembra che siamo tutti nemici. Ho analizzato la strategia d'attacco delle guardie valfariane. Credo che stessero cercando di conquistare una grande camera che si trova proprio qui avanti. Ci sono così tanti segnali che non riesco ad avere una lettura precisa di ciò che potrebbe esserci nella camera. C'è solo un modo per scoprirlo, allora. Ma, cioè devo devo andare avanti, ok. Sì, vabbè. Per questo livello sarà micidiale, raga. No, ho saltato. Ah, uccidetemi, uccidetemi. 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 Scappa mal, scappa mal. Salve signora Big Boss. E stiamo facendo una piccola live, ragazzi, perché stamattina l'ho saltata e... Però avevo promesso di iniziare Valparis e quindi eccoci qua. Però no, non farò tantissimo questa sera. Faremo un altro pochettino e poi energia illimitata. Ok. Che cosa?
Ok. Ah, ho aperto. Ah! No! No! Bastardi! Che bastardi! Cioè... E... Ok. Perfetto. Dove devo andare? Ah. No, la luce lupo, ragazzi, è devastante, dai. Guardate che panico che fa. Cioè... boss. La regina dell'alveare, distruggila per distruggere l'alveare. È proprio brutta, sterminarla sarà un piacere, ma... Hai sentito? Oh! M2 ha rapporto. La regina dell'alveare è stata neutralizzata, mio signore. Eccellente. Quella sfornatrice di parassiti e la sua volgare covata sono state per troppo tempo una piaga per la mia bellissima Valfaris. Ora torna... Allerta! Nuova minaccia rilevata! Pericolo identificato come protettore di Valvaris, figlio... Valfaris, figlio di Vrol. Figlio di Vrol, Tyrion, che bello, mi piacerebbe rimanere a chiacchierare, ma ho una missione che mi attende. Terminatore Beck, occupati del nostro ospite. Affermativo, signore. No, Terminatore. Che cavolo. Eh sì, ma... Lo continueremo, ragazzi, domani mattina, come sempre alle 8. Scusate ancora per oggi, ragazzi, però l'importante è che l'abbiamo iniziato e sono molto molto contento, è veramente veramente divertente. Noi ci vediamo domani mattina alle 8, vediamo con chi vi posso lasciare, vediamo chi possiamo andare a trovare. Andiamo a trovare... Gertie, che sta giocando a Zelda. Andiamo a trovare Gertie. Ragazzi, grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia, grazie per le chiacchiere e a domani. Ciao ciao.